Benvenuti nel parco dei dinosauri. Doppiati da Andrea Chiara Fontanelli. E non abbiate paura di essi, perché sono buoni e bravi. Dai, entriamo in questo parco pieno di beatbox e divertimento. I dinosauri ci aspettano in questa grande avventura. Venite insieme a Rex e la sua amica blu. Con questa coppia preistorica voi vi divertirete un sacco. Comunque questi dinosauri sono davvero carini, dovremmo andarli a prendere anche noi in edicola. Sì, sono proprio carini, è vero. E forse magari faremo anche una seconda parte. Ah, Uga Uga, King Kong, io. Ah. Adesso me la paghi. E adesso ti faccio uno scherzo che ti faccio vedere io lo scherzo. Uga Uga, Uga Gaga, Gaga, Uga, King Kong, io. Uga! Metti sta King Kong. Uga Uga, King Kong, io. Non ho capito niente. E silenzio, adesso mi diverto. Cos'è sta confusione? Non riesco a dormire. E infatti, scusa, chi è stato? Stavo giocando con King Kong e quindi stavo lanciando degli sborksing del nuovo, dei nuovi cosi qua, i Dino Frozz. Hai la faccia da colpevole. No, io non ho fatto niente, decisamente niente. E Uga Uga King Kong, in realtà era la mia pancia che stava facendo degli strani rumori. No, non era la tua pancia, sentiamo che è King Kong, riusciamo a riconoscere un vecchio amico. Ecco, adesso fa vedere cosa hai fatto al nostro vecchio amico King Kong. King Kong, cosa ci fai lì sotto? Uga Uga King Kong, io Uga. Se potessi capire. Non me ne frega, adesso ti ritiriamo. Vado a prendere. Ti ritiriamo su, non ti preoccupare. E dopo apriamo anche gli sborksing che ti ha lanciato questo nemicino qui. Vergognati. Ecco, vergognati. Io devo andare. Ciao. Aiuto. No, Blu, non scappo, tanto devo solo andare a prendere King Kong. Va a prendere King Kong. Ci sei? Ci sono. Ecco, King Kong è arrivato. Ho trovato queste due figurine. Adesso come fai a venire su te? Non ti si vede dentro la telecamera. Così mi si vede? Ecco, sì, adesso ci siamo tutti. Adesso possiamo aprire gli unboxing. Ma prima però dobbiamo vedere se sta bene King Kong. Uga Uga King Kong, io. Ma stai male? Aspetta, ti faccio la rianimazione. Stai bene King Kong? Uga Uga King Kong, io. Sì, sta sì, anche troppo. Ma vuole anche la respirazione poca a bocca. Uga Uga King Kong, io. Te l'avevo detto che stava bene, ma tu non mi vuoi mai ascoltare. Ma voleva la respirazione poca a bocca. Ma come fai a capirlo, scusa? Perché io lo capisco. Uga Uga King Kong, io. E quindi adesso ha detto sono felice di che tu mi abbia aiutato. Vedi che ci capiamo al volo noi due. Uga Uga King Kong, io. E beh, quindi andiamo avanti con i nostri sborksing. Sì, dai, andiamo. Vediamo cosa abbiamo trovato qui. Mi sembra un drago. C'è un drago con la coda a martello, come l'anchilosauro che abbiamo trovato e prima. E si chiama Petrus. Petrus. Pietro, ciao Pietro. Non si chiama Pietro.
Si chiama Pietro, vedi cosa c'è scritto? Sì, dai, andiamo avanti con il prossimo. Ok, andiamo avanti col prossimo unboxing. No, aspetta, facciamogli vedere la figura del drago. Ah, beh, è vero, adesso aspetta, che metto in modalità lettura. Wow. Questo è Petrus e quindi qua ci troviamo, se la giriamo, ci troviamo uno dei generali di Drakemon, uno dei draghi più potenti. Petrus ha guadagnato il titolo, si è guadagnato il titolo di grande di generale grazie alle sue imprese. La sua possente coda martello gli ha permesso di abbattere ogni avversario che si è presentato sulla sua strada con ogni singolo colpo, con un singolo colpo. Avanti col prossimo sborping. Ok. No, sempre un Petrus. Mannaggia, mai una volta che ci vada bene un unboxing. Beh, così ognuno ha il suo. Sì, però, vabbè, abbiamo un altro Petrus. Non sto a rileggere la figurina. Un altro infatti, Petrus. Ma che senso ha? Sì, adesso andiamo a vedere la prossima. Sì. Avanti col prossimo sborping. Questo mi sembra diverso. E infatti lo è, non so come si chiama però, non me lo dice. Penso che sia il drago vestito da Pokémon. Più o meno. Adesso aspetta che metto a vedere la figurina. Sì, dai, vediamola. Come avevo ragione, si chiamava Drakemon. Adesso via questa figurina, vedi, questo è Drakemon. E facciamo vedere anche come leggiamo. Sì, va bene, metto in modalità letturina. Il signore della stirpe di tutti i draghi è il più potente di una sola specie. Con le sue gigantesche ali e gli enormi pugni è un avversario imbattibile. Il fuoco di Drakemon è il più caldo e distruttivo di tutti i draghi, capace di sciogliere anche il metallo più resistente. Questa è la completa collezione che abbiamo noi, non completa del tutto, perché ce ne mancherebbero ancora un po'. Vabbè, però abbiamo il signore del male, Drakemon, abbiamo due Petrus e il figlio di King Kong. Il figlio di King Kong, molto dispettoso, che ha buttato giù King Kong, e un anchilosauro e un raptor. Comunque sono molto belli, sono costruiti bene, a parte un po' la puzza di plastica o la puzza di mercoledì. Niente, lascia stare perché dopo mi arrabbio con te. Ma comunque sono davvero carini per essere stati fabbricati in Cina. Beh, cosa c'entra? Anche i cinesi qualche volta c'hanno le loro rampe di genio. Ma comunque era una serie italiana questa qui, non era proprio cinese. Ma lo so, ma dove sono stati costruiti questi? Vabbè, ma costruiti in Cina, ma non c'entra. Ma non sapevo che era una serie italiana. Facciamo un saluto, altrimenti questo video si allungherà di tantissimo. Va bene. Allora, spero che vi siano piaciuti questi Dino Froth Dragon's Revenge. E ci rivediamo con un prossimo unboxing. Non penso. Questi qua sono molto introvabili. Nella prima parte ci siamo dimenticati di dirlo. Perché avevamo la smania di aprire, ci siamo dimenticati. E quindi queste figurine qua le abbiamo trovate per caso, perché erano degli avanzi alla fine, nessuno le comprava, allora le hanno rivendute a 3,50 euro. E noi siamo stati gentili e le abbiamo comprate. Ecco, e gli abbiamo anche svuotato il magazzino. No, non è vero, gli mancavano altre tre che avevo visto. Beh, lo stesso, gliele abbiamo svuotato. E comunque così è la vita. E grazie per averci guardato e arrivederci. Spero che questi... come si chiamano? Dino Frosch. Vi sono piaciuti? Mettetemi un bel like, anche quello, e poi scrivete quello che vi piace di più, ovviamente. Esattamente, fatti vedere un pochino di più dalla telecamera. E quindi ci rivediamo al prossimo boxing, oppure non King Kong non cadere. Va bene, ciao! Ciao!